Tanto diciamo che l'università tedesca di quegli anni, dunque, quest'uomo nasce nel 1818 e siamo nel 38, novembre del 38, a 20 anni. Hegel è già morto vari anni prima, 7-8 anni prima, di colera, poveretto. Però domina la sua figura all'Università di Berlino. All'epoca nell'Università tedesca, ma ancora in tempi vicini a noi, era del tutto ovvio che uno studente, soprattutto se dotato di interessi forti, motivato, cambiasse sede, se un semestre in un'università, un semestre in un'altra università, per ascoltare voci diverse, competenze diverse, stili di insegnamento diversi, no? Noi purtroppo in Italia abbiamo una tendenza molto stanziale, no? Molto, come dire, partenogenetica, no? Per cui tutto si riproduce in loco. E ora a questo si aggiunge il fatto che Bonn è l'università nella quale questo giovanotto dovrebbe, procedere negli studi giuridici. Il padre è avvocato, famiglia ebraica convertita, diciamo anche per opportunità, per poter svolgere la professione nella Germania lungamente l'esclusione degli ebrei è stato un problema, no? Mi ricordo il grandissimo Eduard Frenkel che ha fatto i suoi studi prima della Repubblica nata nel 1918 e allora ha fatto studi giuridici. Perché l'avvio alla professione nella facoltà teologica, filosofica, non era ovvio per un ebreo. Allora, giovanissimo Marx frequenta semestri a Berlino e si imbatte in persone coetanee o più anziane. Bruno Bauer, che è più vecchio di lui, di non moltissimi anni, è però libero docente, poi lo diventerà anche lui a Bonn. Le frequenta un doctor club, come lo chiama, di persone quindi più anziane di lui, già dottorate, invasate del pensiero hegeliano, che indubbiamente è un fenomeno più importante, potremmo dire, di quegli anni nella cultura tedesca, guardato con sospetto anche da parte di governi reazionari, questo non va mai dimenticato. E la conversione agli studi filosofici avviene esattamente in quel torno di tempo. Novembre 38 scrive questa lunghissima lettera al padre che si è conservata perché fece scandalo in famiglia. Quindi una sorella molto saggia la conservò come documento di un cambio, diciamo, di rotta di questo giovane geniale, ma abbastanza indisciplinato e costoso per la famiglia. Va bene. E le altre, tantissime altre invece si sono perse perché vita randagia, vita tormentosa, padre morto poco dopo, insomma, tante vicende hanno determinato una dissipazione di documenti che possiamo appena intravedere. E questa conversione è descritta in una lettera memorabile in cui si leggono alcune frasi che possono colpire, per esempio la dichiarazione di aver letto tutto quanto Hegel. E di essere insoddisfatto di quel. C'è la notizia di un'opera perduta di questo giovanotto, magari non è un grande danno averla persa perché era un testo, potremmo dire, letterario poetico, curiosamente incardinato sulla figura del filosofo Cleante, uno dei grandi dello stoicismo antico, no? Cleante. Che aveva avuto una vita, anche fatto il pugile, fra l'altro, per vivere. Insomma, la vita dei filosofi non è mai stata poi troppo rosea, diciamo così. E perché Cleante? Ma secondo me perché c'è un'attrazione verso l'immanentismo degli stoici, no? Che ritornerà poi in Marx in altre forme, attraverso la lettura di Spinoza, che è addirittura una delle sue letture più importanti, quaderni di appunti, di estratti, eccetera. Però questa lettera in cui in sostanza si dichiara sto cambiando orientamento di studi dà al padre una
impressione molto negativa, c'è una risposta durissima, il mio signor figlio decide di spendere quattrini, insomma, e ci possiamo rendere conto facilmente di un clima. Peraltro era considerato dal padre medesimo molto dotato, e anche gli altri familiari, questo è dannoso secondo me, non bisogna mai dare a nessuno l'impressione di essere un genio, perché poi ben presto come dire, esagera. Devono essere, il pubblico lo dirà se lo dirà. Per sì. Marx lo abbiamo detto, certamente, però questi primi passi sono stati piuttosto tormentosi e ingenui. Lui si tuffa a capofitto in una avventura dottorale, anche questo credo meriti attenzione, per elaborare questa tesi di dottorato che verrà poi presentata all'Università di Jena nel 1941. Perché l'Università di Jena? A Jena aveva esordito Hegel, il primo corso universitario l'aveva fatto a Jena. In realtà per una ragione molto semplice, che cioè era una delle pochissime università nelle quali il candidato poteva non essere presente all'esame di laurea, chiamiamolo così. Per cui la commissione si riuniva, valutava, elaborava un giudizio e il candidato veniva informato di essere diventato dottore, cioè una sorta di via compendiaria. Però ecco, questa tesi della quale ora parleremo è stata sostanzialmente dimenticata da lui medesimo. Non è del tutto sbagliato dire che è l'opera più schiettamente filosofica in senso tradizionale che quest'uomo ha scritto, ed è in polemica, potremmo dire frontale, contro il grande libro del momento, Le lezioni sulla storia della filosofia di Hegel. Direi che intanto il grande riconoscimento che leggiamo nella introduzione, di un breve testo introduttivo, però apro una parentesi, noi abbiamo un testo mutilo, ci mancano 2,5 capitoli. Come mai? Perché non solo, ma quello che abbiamo, il manoscritto che abbiamo, è di pugno di un copista professionale, al quale il giovanissimo Marx, non c'è la macchina per scrivere, neanche l'orripilante computer, c'è lo scrivano che sa scrivere in calligrafia, al quale si affida il compito di preparare per la stampa o per un'occasione come può essere la discussione di laurea, un testo leggibile. La grafia di Marx è terrificante, ma già allora, già da 20 anni, e quei suoi manoscritti sono un problema terrificante per l'interpretazione. Invece abbiamo questo testo mutilo, in ottima grafia calligrafica, nella grafia Fraktur tedesca, quindi la minuscola tedesca un po' più difficile per noi altri, e molte correzioni di pugno di Marx qua e là, più delle aggiunte, più una introduzione, una forrede breve ma estremamente combattiva, in cui si dà un riconoscimento a Hegel di avere finalmente, con le sue lezioni di storia della filosofia, rilevato l'importanza della filosofia ellenistica, completamente dimenticata, quella dopo Aristotele, il baratro. No, Hegel parla anche dei pensatori dopo Aristotele, arriva fino all'età romana. Riconoscimento dunque di questa grande novità. Non c'è lì la polemica esplicita sul tema, ma Epicuro viene maltrattato da Hegel, quello lì non viene detto, lo si trova poi nel corpo della tesi. E poi c'è un finale roboante, si parte da una frase di Hume che lui ha annotato, in cui Hume dice che è vergognoso che la filosofia sia sottoposta a censura, cioè il fatto stesso che si discuta se ai filosofi sia legittimo dire cose che vanno contro il senso comune o contro la morale comune è di per sé una offesa, diciamo, al pensiero. Lui coglie questa notevole dichiarazione di Hume, la inserisce in questa introduzione e conclude poi con un inno a Epicuro, il quale ha liberato dal pregiudizio gli esseri umani
ed è una citazione da Lucrezio, dal proemio lucreziano al primo libro, no? Grandioso proemio del De Rerum Natura di Lucrezio, al pari di Prometeo, santo e martire del calendario laico. Questa è la definizione che lui dà. Ora, questo testo non fu mai, questa forrede, non fu mai presentata alla commissione, che avrebbe fatto un salto sulla sedia leggendo queste, diciamo, vibranti dichiarazioni, diciamo, antireligiose, no? Epicuro e Prometeo sono presentati appunto in quel modo. Perché? Ma perché era in procinto di pubblicare la tesi e ritoccava a tal fine per conquistare poi la libera docenza all'Università di Bonn, dove Bruno Bauer gli aveva detto: sbrigati che ti chiamiamo qui, ti affidiamo un insegnamento. Bauer viene cacciato per ragioni politiche, lui perde ogni possibilità e si mette a fare il giornalista e il militante. Quindi abbiamo un Marx militante del quale si continua a parlare, giustamente, credo, ancora nel XXI secolo, perché l'esperienza accademica è stata stroncata per le vicende che abbiamo appena detto. Ergo, quella tesi che noi leggiamo e che fu pubblicata da Franz Mehring all'inizio del Novecento è un ibrido, cioè è un pezzo di quello che fu presentato alla commissione, delle aggiunte in vista di una pubblicazione, un paio di capitoli mancanti perché lui voleva riscriverli, ma non ce li abbiamo né nella vecchia né nella nuova forma. Quindi è un testo da considerare con qualche attenzione anche dal punto di vista materiale, dal punto di vista concreto. Qual è il punto veramente importante dal punto di vista degli studi e dal punto di vista dell'evoluzione di quest'uomo? La dedizione ai testi antichi, letti in originale, trascritti, commentati, non soltanto ovviamente quel poco di Epicuro che abbiamo nel decimo libro di Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, che è molto, ma pochissimo rispetto ai 37 libri sulla natura per i Fusios che Epicuro aveva scritto e che abbiamo perduto, ma Lucrezio, i sei libri del De Rerum Natura, che sono un'originale riscrittura, ripensamento in esametri di un testo prosastico qual era il Perifusius di Epicuro, e Plutarco, cioè andare a leggere i nemici di Epicuro, i denigratori di Epicuro per confutarli, e quindi anche Seneca, con tutte le ambiguità di un Seneca che è stoico ma guarda con enorme attenzione anche ad Epicuro, e Sesto Empirico. Quindi c'è un apparato erudito formidabile in pochi anni, in pochissimo tempo, messo a frutto in maniera originale. Perché dico, senza tirar troppo in lungo, perché disprezzo di Hegel per l'atomismo in generale, in particolare per la versione epicurea dell'atomismo, si estende in maniera abbastanza imbarazzante in generale alla visione atomistica della fisica moderna. Rimprovera Hegel Locke di aver creduto alle molecule, cioè al fatto che la materia è fatta di molecole, che per noi forse è un'ovvietà, ma per lui è un vaniloquiare dietro una fisica inesistente. Questo Hegel. Marx ha davanti un corpus di scritti atomistici, soprattutto Epicuro e Lucrezio, e ha però una visione acuta e personalissima del punto più delicato dell'atomismo epicureo, e cioè l'elemento dinamico, non immobile, della materia. Quindi è il giovanissimo Marx, studioso di Epicuro, un materialista spiritualista, potremmo dire, che forse sembra un ircocervo, direbbe Benedetto Croce, ma non è una contraddizione, è un rifiuto del materialismo francese immobile alla Lametrie, l'homme machine, è vero, dove lui coglie l'elemento che può spiegare tale natura dinamica e, per così dire, animata della materia, in un brano complicatissimo di Lucrezio del secondo libro, dove Lucrezio sembra parlare, lui un po' forza il testo, ma secondo me andando nella via giusta, sembra parlare di una sorta di libero arbitrio dentro gli atomi. Quindi quello che Epicuro chiamava il clinamen, cioè
l'oscillazione, la deviazione degli atomi che non cadono a perpendicolo come quelli di Democrito e non si incontrano mai, diventa nell'interpretazione lucreziana marxiana, diciamo così, un'idea, potremmo definirla senz'altro, di materia spiritualizzata. Quindi è un materialista totalmente diverso dalla vecchia tradizione francese illuministica. E questo è un elemento che vivificherà anche il seguito del suo pensiero in maniera indiretta. Esatto, la parola energia credo sia una legittima traduzione in termini della scienza del XX secolo di quell'intuizione del libero arbitrio degli atomi, che è un po' ingenua come espressione, ma è molto sintomatica, e che credo, lo dico così anche per una devozione al grande Lucrezio, che sia presente in Lucrezio, cioè non è una forzatura al di là del testo. Sono un gruppo di una cinquantina di versi nel secondo libro dell'Rerum Natura. Io sono convinto, ma non da solo naturalmente, insomma molti altri lo pensano e credo abbiano ragione, che nonostante le dichiarazioni continue che Lucrezio ad ogni libro ripete di totale dedizione al pensiero del maestro, mette i piedi dove è passato Epicuro, quindi ricalca sulle orme, eccetera, grandissima ammirazione per il lavoro, diciamo così, di liberazione dal pregiudizio che quell'uomo ha compiuto, però è un pensatore improprio, un pensatore originale anche sul tema religioso. Ecco, quella espressione molto polemica, no? Il santo e martire del calendario laico detto di Prometeo risponde bene a quelle parti molto violente, molto aspre che Lucrezio dedica, nel, in particolare nel quinto libro del De Rerum Natura, a deridere la bigotteria del, diciamo, del mondo romano tardo repubblicano, no? Lui, non sappiamo esattamente quando è morto quest'uomo, anzi non sappiamo quasi niente di lui, tranne quello che San Girolamo ha deciso che, di dirci che era matto per amore, ma un po' generica, diciamo, come diagnosi della figura di Lucrezio. Aveva avuto una pozione. La pozione, sì, tremenda, che eccetera. Che l'aveva fatto impazzire. Io credo che lui abbia visto anche l'inizio della guerra civile dell'anno 49, tendo a pensare, per vari accenni. Comunque gravita nell'entourage di Cicerone. Cicerone è un personaggio complicatissimo, filosoficamente attratto anche, sia pure polemicamente, dall'epicureismo, però neoaccademico, quindi scettico, però è anche uomo di Stato e quindi come tale rispetta tutti i pregiudizi della religione di Stato romana. È vero, Lucrezio tutto questo non lo ha, anzi qualcuno ha pensato che fosse addirittura di origine un liberto, cioè neanche di origine di una famiglia, diciamo, di condizione libera. Quale che sia la verità su di lui, è un uomo che ha considerato con orrore sia la lotta politica che sfocia nella ferocia della guerra civile, sia la intollerabile oppressione religiosa che nello Stato romano addirittura disciplina gli atti pubblici, i comportamenti pubblici. Quindi l'antireligiosità di Lucrezio non ha niente a che fare con Epicuro, è un altro aspetto della sua originalità. Credo che Marx se ne sia reso conto e gran parte dei quaderni di appunti sono commenti a Lucrezio. Quindi questa figura drammatica di un uomo come Cicerone, che ha la testa per capire le novità e quindi frequenta i poeti neoteroi, gli piacciono molto questi giovanissimi poeti che sono degli scanzonati, non sono dei bigotti cittadini romani pronti alla carriera pubblica, però al tempo stesso difende tutto l'armamentario della tradizione, il Mos Maiorum, il Mos Romanus, eccetera. E filosoficamente, allo stesso titolo, frequenta in continuazione filosofie dissolutrici, come lui stesso dice nelle Tusculane, no? L'epicureismo diffuso in Italia, in tutta Italia, lui si immagina schiere di studiosi di Epicuro, di lettori di Epicuro tradotto in latino da persone che, non come Lucrezio, ma molto meno capaci. Esagera, perché non sarà vero che ci fosse questa circolazione, diciamo, in bookseller di Lucrezio o di Epicuro tradotto in latino.
Però quando assume, come assume per una serie di ragioni politiche, un ruolo dominante, quale quello del console, nella Repubblica Romana il console ha poteri monarchici che divide con un collega e che durano per un anno, ma che sono poteri enormi. Per questo la sua centralità nell'anno 63 è tale da comportare poi una serie di atti oltre la legalità, ai limiti della legalità. Noi abbiamo le orazioni contro Catilina, no? Noi le leggiamo pensando di leggere quello che quest'uomo ha pronunciato in Senato in momenti cruciali, fra l'8 di novembre e il 5 dicembre dell'anno 63. Dobbiamo sempre sapere che sono testi riscritti da lui dopo. C'era uno stenogramma, c'era, perché lui aveva predisposto dei copisti nei vari angoli del Tempio della Concordia, dove si svolse poi la seduta drammatica che portò all'ammazzamento dei congiurati. Però lo stenogramma non ce l'abbiamo, lui lo aveva, lo ha utilizzato, lo dice lui stesso, 2 anni dopo ha riscritto le orazioni. Comunque sono dei documenti vicinissimi nel tempo, che vogliono apparire ai posteri e ai contemporanei come la viva voce pronunciata in quel momento, in quella circostanza. Poi ancora più tardi, il De Consilis Suis, quello direttamente in latino, un libro che non abbiamo ma che sappiamo polemicissimo, pieno di veleni. Quindi lui ha cercato di dare la versione dei fatti. In parte c'è riuscito perché, per esempio, Plutarco, che racconta la vita di Cicerone, ha sotto mano continuamente queste sue opere e le cita. Però ci sono degli spiragli che ci aiutano a capire che le cose erano un po' diverse e che in sostanza, senza mitizzare Catilina come archetipo, diciamo, della rivoluzione sociale, aiutano però a capire che l'azione tentata da Catilina nella legalità era tale da mettere in crisi alcune impalcature fondamentali. La richiesta principale era la cancellazione dei debiti, che era un problema di massa, non era un problema di nobili decaduti che cercavano di salvarsi la vita, era un problema che riguardava masse sterminate della plebe urbana, donde la sua grande presenza di Catilina presso la plebe urbana, come racconta anche uno che lo detesta come Sallustio. Ora, è un gioco limitato tra un candidato alle elezioni che ha un programma politico audace e un console che difende la legalità, o c'è qualcosa di più? Marx torna in questa storia per, diciamo, un dettaglio. Nel 1865, cioè esattamente un anno dopo la nascita della Prima Internazionale, un docente di economia a Londra, che si chiama Beazley, grande amico di Marx, di Engels, presidente della sezione della seduta inaugurale dell'Internazionale a Londra, scrive un saggio su Catilina, su una rivista inglese molto diffusa, molto divulgativa in realtà. Un saggio di battaglia in cui Catilina giganteggia come un eroe del proletariato e i suoi avversari come reazionari forcaioli. Marx è molto, diciamo, simpatizzante per quest'uomo, di cui conosce anche i limiti. Fra l'altro, in quella rivista lì si erano impegnati, qualche tempo dopo, a pubblicare una importante recensione al primo volume del Capitale di Marx, che non riuscì mai ad essere pubblicata, non è mai apparsa, anche perché c'era una vera e propria, come si diceva una volta, conventio ad excludendum, no? Si diceva nel linguaggio politico italiano, come dire, la scienza ufficiale non gradiva che questo outsider parlasse del funzionamento dell'economia, del capitale, no? Quel libro fondamentale, straordinario, è rimasto sempre ai margini della scienza ufficiale, ora non più naturalmente, ma allora così. Insomma, Beazley era molto caro a questi uomini, ma Marx non si priva del piacere di dire: presenta Catilina come un eroe della rivoluzione e non ha capito niente, ha sbagliato tutto.
è simpatica però la tendenza molto generosa a combattere le oligarchie, eccetera. Come mai questo giudizio? Beh, è la prova di qualche cosa che credo venga in taglio stasera parlando di quest'uomo e dei suoi studi sul mondo antico, che sono comuni a tutta la generazione sua, naturalmente, no? Il tipo di scuola. Perché di solito si parla di certi tocchi polemici contro Mommsen, no? Nel Capitale ci sono delle frasi che vengono sempre ricordate, in cui si dice il signor Mommsen prende un qui pro quo dopo l'altro perché parla di capitalismo nella realtà antica. E lui gli fa la lezione. Ma lui apprezzava molto quell'uomo e apprezzava moltissimo un'opera alla quale noi siamo, come dire, dediti sempre se facciamo gli studi sul mondo antico, e cioè il nucleo di partenza di quella che gli studiosi dell'antichità chiamano la Pauli Vissova. Il signor Pauli aveva fondato un'enciclopedia della scienza dell'antichità e ai primi anni 60, fine 50 dell'Ottocento, che è stata poi rifatta, ripresa in mano, ampliata, è diventata un'opera di oltre 100 volumi. Lui, Marx, si accorge subito, scrive a Engels chiamandolo Lupus, non so perché gli piaceva chiamarlo così, Lupus. Hai saputo che c'è un'enciclopedia formidabile, già uscito il primo volume, dobbiamo assolutamente guardarla. C'è una Römische Geschichte, che è quella di Mommsen, che va assolutamente letta. Quindi c'è un'attenzione costante alla produzione, diciamo, di alto livello scientifica in quel campo, mentre si occupa di tutt'altro. Vigilante, quindi, non soltanto dilettante. E allora, la valutazione molto riduttiva su Catilina è sicuramente calzante, però perde di vista una cosa molto più, diciamo, significativa, che lo stesso Mommsen in fondo trascura, e che invece è presente, cosa che agli studiosi non so perché è sfuggita, in un capitolo di un libro che tutti coloro che si occupano di Catilina leggono, e cioè Sallustio, De Catilina e Coniurazione. No? Io non so se nei nostri ginnasi, licei, sia ormai vietata la lettura perché fa male alla salute, perché qualche pedagogista ha detto che non si può fare, non lo so. Però fino a qualche tempo fa si leggeva con profitto, no? Perché a parte che è una prosa latina formidabile, poi è un testo breve, drammatico, anche divertente. Bene, in un capitolo di questo brevissimo pamphlet, capitolo 39, c'è un'intuizione curiosa, è una sorta di profezia ex eventu. L'uomo Sallustio scrive quando ormai Cesare è stato ammazzato, scrive credo nell'anno 42 più o meno, quindi due anni dopo le idi di marzo del 44. E però dice in questo capitolo, facendo una pausa narrativa curiosa, se Catilina avesse vinto, e lui sa che non ha vinto, è stato ammazzato in battaglia a Pistoia all'inizio dell'anno 62,